Sì, anch'io le panelle. Consigli le panelle, tu? Io le panelle l'ho fatte io, quindi. Non puoi fare altro che consigliare. Cioè, infatti. Le consiglio vivamente. Però te lo prendo. Quello non dipende da me. Quello dipende dalle panelle che hanno sto maletto vizio di raffreddarsi. Infatti. Questo è il tavolo di Libera. Sì. Mi disegni di dire qualche cosa? Scusate. Ma io devo registrare qualche cosa. Grazie. Devo registrare qualche cosa, no? Dilla, vuoi dire qualche cosa? Ma puoi dire tu. Bene, va tutto bene, c'è troppo filo e... È una video intervista. Siamo ben contenti di essere qui. Troppo di scena. Ops. Reagisce agli stimoli. Noi siamo ben contenti di essere in fila, dicevo. Colpo di scena, no? Colpo di scena da capo. Eccomi qua. Arazio. Ciao amici. Tu lo vuoi dire qualche cosa? Siamo soddisfatti di come sta andando. Poi chi c'è? Vuoi dire qualche cosa? Che vogliamo dire? Adesso con l'acqua? No, col vino! Ah, col vino sì. L'acqua, l'acqua è la bella papera. L'acqua alle papere. L'acqua alle papere, bravo. Possiamo toccare le papere? Peggio per te. Cosa stai registrando? Peggio per te. O peggio per lui. Ciao amici, un bacione, ciao. E tu? Io cosa? Qualcosa da dire? Sì. Tante cose da dire. Innanzitutto... Venga, dov'è? No, com'è questa che fanno? La foto, sì, una foto a mano. La cornice. Ci vuole. Me lo riprendi a lui? Al mio video. Moria, guarda che c'è qua. Vedi che non ci arrivi alle pannelle se perdi ancora tempo. Sì, io ok. Io sono figlia. Grazie. C'è le pannelle. Corre a documentare. Documentiamo. Documentiamo. La giornata è stata... Documentiamo. Chi ha le panielle? Cosa stai mangiando? Le panielle con la pasta con la salsa. Che è un abbinamento strano, in realtà. In effetti è un mix di culture. Chi sta calando? Panielle, pasta al forno, pomodorini e quello che cosa sarebbe? Patè di carciofi o di melanzane. Next. After. Next 3. Disse 5. La cosa splatteri. Occhiali fashion. Dai vostri appetiti insani, dalla nostra furia di inquadratura fissa. Questo è un video? È un video. Dalle nostre paure segrete, dai nostri sogni sbagliati. Grazie, lo so, troppo buoni, è un sacco di tempo che non ci vediamo. Va bene, ciao a tutti. Va bene, molti di voi lo sanno, ormai è tragico. Sono Davide Brusolini, cantatore di Successo! Va bene, il difficile di un concerto è sempre iniziare. Come inizio? Consigli? Allora, iniziamo con la preparazione, perché ogni concerto deve avere la giusta formazione. Allora, chi di voi sa leggere? Ma dove è che mi portate a suonare? Cioè, chi di voi sa leggere? Nessuno? Ah, qualcuno c'è. Va bene, quelli che per favore sanno leggere, leggono per gli altri. E qua ci sono dei cartelli, voi dovete fare quello che c'è scritto. Grazie.
Siete contenti oggi? Siete sicuri? Va bene. Però non lo so se suonare, sono un po' emozionato. Ho scritto pianti. Chi sa leggere di Voriglio? Questo lo sanno fare tutti, è facilissimo. Aspetta, devo fare la prova che ti dà. Bravo. Ok. Siete pronti? Allora, Maria, che tristezza. Ok, faccio un pezzo. No, faccio un pezzo classico. Inizio sempre con questo. Ne avrete già sentite tante di storie d'amore, ma sono solo poche che vi smezzo nel cuore, proprio come quella che vi sto per raccontare, che per 15 giorni mi ha fatto alcolizzare. La incontro una sera insieme a degli amici miei, in un locale alternativo col 17 di Follow Me. Lei ballava allegramente un brano di Nick Cave, nonostante prima di allora fosse stata sola in rave, dove scalava molte droghe per vedere il paradiso, che quel giorno vidi incrociando il suo sorriso. Ragazza alternativa, chi mi hai fatto innamorare? Ragazza alternativa, io ti vorrei sposare. Ragazza alternativa, chi mi hai fatto innamorare? Ragazza alternativa, ma perché non me la vuoi? Siamo stati insieme un'intera giornata. Tu mi parlavi sempre delle materie che t'eri data, della tua casa a Bologna e del tuo cane di razza, e delle manifestazioni comuniste fatte in piazza. Ti definivi panca bestia per la tua kefi all'Arafat, eppur dentro la tasca avevi sempre il bancomat. Lo sapevo che eri stronza, ma con te ci stavo lo stesso, con la vaga speranza di fare del sesso. Ragazza alternativa, chi mi hai fatto innamorare? Ragazza alternativa, io ti vorrei sposare. Ragazza alternativa, chi mi ha fatto innamorare? Ragazza alternativa, ma perché non me la vuoi? Io per star con te ho fatto molti sacrifici, mi sono fatto prendere per il culo da tutti i miei amici, che mi vedevano tutti vestito strappato e con in mano un guinzaglio, dove tenevo un cane bastardo che aveva un vestito per sbaglio. Poi venivo con te a tutte quelle manifestazioni, a sopportare i tuoi amici stronzi e a farmi due coglioni. Per te mi sono trasformato in un alternativo perfetto, ma nonostante ciò non mi hai portato nel tuo letto. Ragazza alternativa, che mi hai fatto innamorare? Ragazza alternativa, io ti vorrei sposare. Ragazza alternativa, che mi ha fatto innamorare? Ragazza alternativa, perché non me la vuoi dare? Io ricordo ancora quando mi hai lasciato, te ne sei andata via con quel tamarro maleducato. Nel suo Mercedes nero molte sere ti ho rivista, senza il tuo cane di razza, senza lato che fa in testa. Buonasera, tuo peccato davanti all'automatico dei preservativi, e subito dopo nella sua macchina salivi. Quindi ho avuto la conferma che a lui gli eri data, dopo averci trascorso insieme nemmeno una giornata. Ragazza alternativa, chi mi ha fatto innamorare? Ragazza alternativa, io ti vorrei sposare. Ragazza alternativa, tu non sei per niente strana. Ragazza alternativa, sei una grandissima puttana. Grazie. Vabbè, piccolito. Storia d'amore triste. Non fate così, lo so. Apprezzo comunque la vostra discrezione nella partecipazione ai messaggi, va bene. No, quale storia d'amore triste? Va bene, chi faccio, me la gioco subito il cordino. Ok, chi di voi si è mai masturbato? Perché questo non è un concerto ma un esperimento sociologico. Così pochi. Sei bellissimo. Potete alzare anche due mani, Allora, per quanto riguarda quelli che si hanno alzato la mano, dovete sapere che non c'è niente di male in quello che avete fatto. Tutti lo fanno, le donne prima degli uomini, veramente. Non è il percorso di maturità. E invece per quanto riguarda chi non ha alzato la mano, ahimè, dividiamo questa categoria in due enormi gruppi. Chi non ha alzato la mano perché veramente non si è mai masturbato. Questi devono sapere che dal 92 in tutta Europa esiste questa struttura dell'ASL completamente gratuita chiamata consultorio. Ci potete andare e trovate questa figura professionale, lo psicologo, gli dite: senti, io non mi sono mai masturbato, non vi allarmate se quello fa, è normale che si allarma. Però se uno bravo in 15-20 anni potrebbe risolvere il vostro problema.
Invece per quanto riguarda l'altra metà che non ha alzato la mano, perché in realtà sono bugiardi, perché si sono masturbati ma si vergognano a dirlo qui in un luogo pubblico, dovete sapere che non vi dovete vergognare per quello che avete fatto, in quanto significa fare l'amore con una persona che si ama veramente, cioè voi stessi, e che vi posso assicurare per esperienza personale che è sempre meglio di quando vi alzate all'improvviso in un letto con una persona che non amate come voi stessi e avete la stessa reazione dello psicologo. E quindi anche per risolvere le mafie vengono da lì pure, cioè nel senso da una mangata, cioè pensate al fricchettone quello là che bellissimo, pettorali scolpiti che si mise sulla montagna con gli hippie, fate l'amore, non fate la guerra, e tutti aspetta, ve lo faccio capire. Poi dovete immaginare che c'erano da una parte tutti i fricchettoni bellissimi e da una parte quelli là un po' più impacciati, più bruttini, che non gliela dava nessuno. Allora il fricchettone drogato bellissimo disse: fate l'amore, non fate la guerra! Però da una parte alla stessa frase ci fu: fate l'amore, non fate la guerra! E poveracci, e quelli che hanno fatto, si sono coalizzati, hanno fatto le mafie, le guerre, il Parlamento italiano, eccetera. Quindi è tempo di rivoluzionare questo verbo oggi, di dire fate l'amore anche da soli, non fate le guerre. Io personalmente mi masturbo sempre, anche se il mio dottore mi ha detto non ti devi masturbare. Ma perché dottore? Cazzo, ti sto visitando. Ma fortunatamente sono nati degli strumenti oggi come oggi in grado di risolvere il problema dei fastidiosi calli alla mano che non ci hanno permesso di studiare il pianoforte come volevamo. Cosa sono? I social network. Di solito non accetto mai quasi tutte le richieste d'amicizia. Beh certo, devo dire che con te è stato diverso per via della tua bellezza. Ho guardato le immagini del tuo profilo, io più cliccavo e più mi innamoravo. Ti piace farti tutte le foto dall'alto con qualche fotoritocco ed il muso così. Ma poi ho letto lavora presso ospedale. E beh ci credo, poverina, sarà per via di quella paralisi facciale. Ho scritto mi dispiace come commento, ma tu hai messo mi piace ed io tutto contento. Poi è iniziato l'amore, il nostro amore, cioè chattare come dei coglioni per 5-6 ore. Il nostro amore, io un social network, nato, vissuto e morto tutto su Facebook. Il nostro amore è una relazione complicata, ma fidati che solo perché non ti ho ancora incontrata. Ed anche se adesso siamo fidanzati ufficialmente, tu dimmi come cacchio faccio viaggia a toccarti te. Ma poi un giorno ho pubblicato una foto dei miei calli alla mano. Ti ho taggato ma hai scritto sì, mi sa che il caso riusciamo. Ma all'appuntamento tu non sei venuta ed una vecchia signora accanto a me si è seduta, mi ha detto ciao, buonasera, sono io. Io mi scusi, ma come non ricordi le foto del profilo mio? Era lei? Io mi son preso uno shock, gli ho detto tu non sei una ragazza ma un genio del Photoshop. Il nostro amore è un social network, nato, vissuto ed è meglio se rimane su Facebook. Il nostro amore è una relazione complicata, ancora di più adesso che t'ho incontrata. Il nostro amore è una tastiera un po' appiccicosa, tu sai perché lo faccio ogni sera.
nostro amore. Io sono social network e credimi meglio se rimane soltanto su Facebook. Grazie, grazie. Anche il kit dell'uomo solo. Favoloso kit dell'uomo solo. Cioè, se non ve lo faccio leggere quello che dovete fare, no, proprio spirito di improvvisazione. Va bene, come funziona? Come può una semplice scatola risolvere i problemi della solitudine di un uomo? Molto semplice. Ci troviamo dentro una rivista per i vostri momenti di solitudine più sfrenati. Un pacco di fazzolettini, la marca Gran Finale, cioè ci resiste. E infine un grandioso dispositivo per riuscire a capire fino a che punto la vostra solitudine vi sta distruggendo. Che vorrei farvi riflettere, si ricollega molto al fatto che a volte quando alzo il cartello alcuni non lo leggono. Problemi di solitudine. Va bene. Va bene, ora faccio una canzone che se riesco a fare questa posso fare tutto il concerto. Perché già mi manca l'aria. Questa è una storia spagnoleggiante. È la storia di Cosimo Giuseppe Pompista. Vedete chi minchia è Cosimo Giuseppe Pompista? Era un tipo nato con un dono. Dal mare finalmente posso respirare dopo una giornata a trattenere il fiato per nascondere la mia pancetta, mentre tu invece sei perfetta, sei cresciuta e ti sei fatta bella ancora di più. Andremo a cena fuori e non immagini che fame, perché da quando mi hai detto che volevi incontrarmi, io per essere un po' più carino ho digiunato 20 giorni. Beh, il ristorante è il migliore, spero sia degno del nostro amore. Amore, amore, sì, l'amore. Ma certo, offro io, non preoccuparti, tu comincia ad ordinare. Cazzo, quante cose che hai preso da mangiare, ravioli, bistecca, spedini, bracione, doppia insalata e dolce per finire. Beh certo, sei splendida mentre ti affanni, ma sembra quasi che non mangi da 2 anni. 2 anni. 300 euro di conto, ma tanto valgono il tuo incanto. Stasera penso di meritare un dolce premio, quindi ti prego dimmi che stanotte ci avremo. E poi nuda sei come la rosa, ma dici che dimentico qualcosa. Cosa? Qualcosa sì, ma che cosa? Ma certo la precauzione è dover mettermi il calzino. Vabbè, stai tranquilla, tanto ne tengo uno nel comodino. Almeno prima mi ricordavo che c'era, anche se adesso non lo trovo. Sfigato come sono, adesso come farò? Come farò? Cosa mi inventerò? Le 3:30 di notte, fa freddo, sto al distributore. Dio, cosa mi tocca fare per fare l'amore? Guarda caso le mie tasche sono vuote ed io non ho monete. Però ho giusto un pezzo da 50. Ci provo, se ne mangia, mannaggia, mangia, mangia. No, non mi devo agitare, adesso vado a prelevare. Posso guarda pure simpatici carabinieri che vanno a fermare. E guarda caso io non ho messo la cintura, spiegaglielo tu che la serata è già stata dura e che ho molta premura di tornare da te. Ma sai cosa ti dico? Adesso passo da mio amico e non me ne fotte niente, sono 4:30 di notte, mi dovrei rivestare 4 monete, un preservativo questo che lo piglio a botte. Ma io sono disperato, aggrappato al campanello e lui non mi apre, se ne fotte.
non mi resta che tornare da te, da te, tornare da te, da te. Te, che dormi già da ore, stasera niente amore. Sì, è vero, stasera sono stato un po' sfigato, però adesso che ti guardo mi sento fortunato. Mi basta godere del tuo sonno mentre le stelle stanno parlando di te. Grazie. C'è un po' d'animo sensibile, lo so che vi piace il trash, però io ho bisogno di questo. Bene. Normale lavoro, c'è chi dice che mi dovrei trovare qualcosa di serio da fare. C'è la guerra, c'è la crisi, non ci messi giù camisi, ci vuole un tipo campa. Ma dico tutte queste persone, sprecano parole, sono remedios perché io mi rifutte, ma spacchi. Slevo come un basso, spesso concesso, mi arco che adesso, forse sono pazzo. Eppure sono tutti come la mia situazione, un giorno mi daranno questa cazzo di pensione. L'effetto è bello, ci merita un... Beh, rifaccio il finale. Sione! Per gli invalidi! Ta! C'è chi dice che non fa per me fare musicista perché se contributi non pagherò una pensione, ma ce l'avrò! Oh. Fate così, per gli invalidi, ta. Grazie. Vuoi fare riprendere? Va bene. Che posso tornare a fare il romantico? Assolutamente no. Posso tornare a fare il romantico? Grazie, siete un pubblico sensibilissimo. Grazie. Questo pezzo, mia nipote, quando c'è stata la bomba a Brindisi, mi ha detto: io a scuola non ci vado più, zio. Ma perché non ci vai più? Ma perché ci sono i terroristi. Ma quale? I terroristi non esistono, gli ho detto. No, esistono, perché esistono? Come hanno messo la bomba là? Perché io gli ho fatto l'esempio che i terroristi non esistono, siamo sempre noi che lo permettiamo, come te lo devo spiegare? No, i terroristi esistono, e io gli ho fatto l'esempio, ti ricordi Andrea Piccola che ti dicevo che c'era Babbo Natale e tu non ci credevi? Perché non ci credevi? Perché te l'avevo detto. Ma poi, poi trovavi il regalo sotto l'albero e tu pensavi che se c'era il regalo c'era anche Babbo Natale che lo portava, no? Quindi se c'è il regalo c'è Babbo Natale che lo porta. E lo stesso è con il terrorismo, cioè mettono la bomba nella metropolitana, cioè in realtà era sempre lo zio che metteva il regalo, no? Ma e tu la stessa cosa, il terrorismo pure, mettono la bomba là, la bomba nella scuola, e tu pensi se c'è la bomba c'è il terrorista, ma in realtà è sempre lo zio che mette la bomba, cioè ho cercato di spiegargli questo e lei in qualche modo... e quindi che faccio? Vi lascio con un accordo di là. Là? Di là. Quanti CD comprerete?
chi comprerà il CD? Vabbè. Quella è pirateria, è comunque una forma di mafia nei miei confronti. Ah, tu li masterizzi, eh? Va bene, no, grazie, vi lascio a... Volete il bis proprio? E che devo fare?